Sì, ci ha raggiunti il sindaco di Bologna all'Epore, si è appena concluso il vertice al Dipartimento della Protezione Civile. Sindaco, quali sono le situazioni più critiche? Nell'area metropolitana di Bologna abbiamo oltre 3.000 persone sfollate, le evacuazioni continuano soprattutto nell'area di Molinella, Budrio e Limolese, abbiamo davvero tante persone in difficoltà. Nel capoluogo la situazione adesso è sotto controllo, solo nella parte collinare abbiamo ancora molte frane e alcune persone isolate che con i vigili del fuoco stiamo recuperando. Come comune avete invitato i cittadini a stare nei piani alti, avete previsto altre misure? Per il momento direi che nelle zone dei fiumi questa è la situazione migliore, stare sopra il primo piano, sperando che il maltempo a questo punto ci dia tregua, non muoversi in auto per la giornata di oggi, stiamo valutando la chiusura delle scuole anche per i prossimi giorni, abbiamo avuto oltre che 3.000 evacuati, già soltanto sulle strade provinciali un'ottantina di strade chiuse, diversi ponti che sono crollati, quindi davvero la conta dei danni è ingente. La ringraziamo il sindaco, al vertice della Protezione Civile c'erano anche il presidente della regione Bonaccini e il ministro dell'interno Piantedosi. Ascoltiamo le loro parole, poi la linea torna a Roma. Siamo di fronte a eventi catastrofici, probabilmente mai registrati. In alcuni casi abbiamo avuto nelle ultime 24 ore o poco più, in alcuni casi più di 300 mm di pioggia caduta, alluvioni vere e proprie con piogge e quantità di pioggia straordinaria caduta su un territorio che non riesce più ad assorbire alcunché e ovviamente tutto si scarica sui fiumi. Ma adesso abbiamo la priorità di portare avanti questa complicata azione di soccorso delle persone. Abbiamo ragionato su come mantenere vivo il raccordo che c'è tuttora, io mi complimento e mi compiaccio e quindi anch'io mi associo a tutti i ringraziamenti tra tutte le componenti del servizio di protezione civile, le prefetture, la regione, i comuni interessati, quindi le province, insomma tutte le componenti, tutti i vari livelli di governo territoriale di questa complessa attività.